Amici di Battista 70 Phone, un breve video per farvi vedere la funzione USB OTG sul Nexus 5. Come ben sappiamo, senza root e senza stick mount non è possibile fare il mount delle schede esterne, quindi diciamo che la funzione USB host per quanto riguarda le chiavette esterne, non è fattibile, diciamo, nativamente, ma si può fare tramite root, che è una procedura semplicissima, ed installando stick mount. Però vabbè, adesso vediamo come funziona, diciamo, col terminale, tra virgolette, se così vogliamo dire, vergine. Allora, come potete vedere, sto usando un mini hub dove ho collegato sia la tastiera che il mouse. Non ho un joystick perché a casa mia non ne utilizziamo, non abbiamo PlayStation o cose varie, di conseguenza non posso fare la prova, ma sappiamo già che funziona dalle versioni precedenti. Ora, per sbloccare il telefono basterà muovere il mouse. Come vedete, poi vado a prendere qui il trattino e lo muovo e poi posso muovermi tranquillamente anche tra le varie schermate, trascinando il mouse, oppure se vado da qualche parte, che ne so, nei contatti telefonici, avrò la possibilità di discorrerli con la rotellina. Poi o uso il tasto esco oppure uso il tasto di sinistra. Ad esempio, vediamo, entriamo in un sito. Per uscire dovrebbe essere sufficiente fare il tasto di sinistra. No, in questo caso non lo fa, quindi usiamo il tasto ESC per tornare. Ok, non ci funziona neanche il tasto ESC, quindi vabbè, molto semplicemente andiamo a cliccare sul tasto home. Non è sempre uguale con tutti i mouse. Con la tastiera possiamo effettivamente tranquillamente scrivere, ci possiamo spostare tranquillamente attraverso le varie applicazioni, come vedete, ci possiamo spostare lateralmente. Una cosa molto simpatica che ho notato è che, ad esempio, se vogliamo fare uno screenshot, ci basta nient'altro che fare stamp. Ok, e lo screenshot viene acquisito. Vogliamo fare partire la musica, andiamo a abbassare il volume. Andiamo a alzarlo, metterlo in pausa. Adesso non ricordo se c'è la possibilità di passare anche avanti con i brani. Comunque, come vedete, completamente funzionale. Ovviamente, se devo andare a scrivere, che ne so, vado qui in un Hangout. Prendiamo questo qua di Michele e scriviamo. Ciao, come vedete. È partito tranquillamente senza alcun problema, poi facciamo l'ESC e torniamo nella pagina principale. Ora voglio vedere con i tasti funzione cosa succede. Tasto F1, assolutamente nulla, F2 neanche, F3 neppure, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12. No, non succede nulla. Comunque è un po' da scoprire. Se clicco il tasto Windows. Allora, vediamo se mi sposto di schermata, se col tasto Windows mi torna alla home. No, assolutamente. Vabbè, era giusto una prova per vedere. Ora non ho capito dove sono, eccoci qua. Comunque, come potete vedere, funziona perfettamente con un hub e penso che a breve faremo il root e magari vedrò anche di fare un video su come funziona. Vedremo anche di abilitare la funzione USB host per le varie espansioni di memoria. Comunque, vabbè, già al momento potete notare che così appare la calcolatrice. Ottimo. Bene, vedo che ci sono alcune funzioni della tastiera che vengono riconosciute tranquillamente, come abbiamo visto lo stampo oppure la calcolatrice. Insomma, diciamo che vi potete sbizzarrire, prendete una tastiera qualunque, questa l'ho pagata 15 euro, quindi veramente una stupidata. Purtroppo quella che ho wifi ha qualche problema, ma non credo che sia dovuto al terminale, mi sa che sono scaricate le pile oppure è andata a quel paese, visto che era una roba da pochi euro, quindi può anche essere che sia partita. Comunque, come avete visto, e poi se vogliamo sbloccare, basta che muoviamo il mouse. Come vedete, qui abbiamo la nostra freccina, ci possiamo spostare dove vogliamo. Rimane sempre molto reattivo il terminale, come potete vedere, passaggio da una parte all'altra è davvero molto rapido. Vabbè, dai, in attesa di fare il root e di sbloccare l'USB host per la memoria esterna, ho concluso. Saluto da Loris, alias Battista 70, per Battista 70 Phone.
technology.